Come ha conosciuto Vittorio De Sica? Qual è stato il primo incontro con lui? Ma il primo incontro, io ricordo molto bene, per tornare alle date, che Cristian e Manuel avevano solo 16 anni o 15 anni più o meno, dunque erano veramente dei ragazzini e ringraziando di Dio riescono a tenere vivo il ricordo del padre in modo straordinario. Lei ha lavorato diretta con Vittorio De Sica nel film Sette volte donna, ecco, questa che esperienza è stata? Ma io lo conoscevo, frequentavo la casa, poi lui veniva molto spesso a Parigi, a Monte Carlo, ci incontravamo spessissimo anche con la moglie Maria Mercader, che è una donna straordinaria. E niente, dunque io vivevo a Parigi, ho vissuto a Parigi 15 anni, mi chiese un giorno, stava facendo un film con Shirley MacLaine, mi disse finalmente c'è la possibilità di cominciare a fare qualcosa, vieni giù domani e facciamo così. Ho fatto un cameo, come si dice. Dopodiché lui purtroppo ebbe una crisi di reni, soffriva molto di reni, una crisi nefretica e insomma lì finì praticamente la storia. Però era talmente poco importante, era talmente fantastico conoscerlo nella vita, era una tale ammirazione che proprio non aveva nessuna importanza, proprio stare vicino a De Sica anche nella vita era veramente una cosa straordinaria. Lei ha lavorato con tanti grandi registi, che tipo di regista era De Sica anche nel rapportarsi con voi attori? Ma è il classico regista che non ha bisogno di darti un copione, come non è stato Orson Welles, Howard Hawks. I grandi registi sanno esattamente cosa vuole da un attore. Un attore deve accettare di arrivare la mattina, imparare le battute all'ultimo momento e recitare così come vogliono loro o come non vogliono loro, perché ti lasciano la totale libertà. Ti spiegano, a parte che De Sica ha fatto girare i cani, ha fatto i bambini, io ricordo tutti i film di De Sica, l'ho visti a Parigi, alla Cinemateca di Parigi, perché purtroppo in Italia siamo arrivati un po' tardi, almeno io, e c'era per esempio, quando guardiamo i bambini ci guardano, di De Sica, era del 43, già si capisce che regista fosse, perché veramente era impossibile non essere una buona attrice con De Sica, impossibile.